the pawner. Sitting on the pawner. Sitting on the pawner. Sitting on the pawner. Ok, basta. Salve Dosers, bentornati a Paper Mario, il portale millenario. Sono secoli che non lo registro. Così come sono secoli che non registro altro. Insomma, non registro da molto. Sì. Perlomeno mi ricordo come si fa. Perlomeno. Comunque, oggi dovremmo proseguire con la storia. E lasceremo le cose stupide per dopo. Dunque, fatemi pensare un po'. No, non abbiamo nessun power up che ci serve in questa zona. Penso che adesso dovremmo andare invece. Ah, ok. Sì, ho dimenticato una cosa. Meno male che sono passato di qua, what? Un momento, ma... perché non si rompe? Ok, bug. Storia custode. What? Un altro bug? Ma... cosa? Non ne ho idea, oggi... oggi poi il gioco mi odia. E qua c'è una scheggia stella. Quindi abbiamo tre storie custodi. Benissimo, possiamo far alzare di livello qualcuno. Facciamolo subito, ci vediamo dalla maga. Bla bla bla. Allora, potenziamo. Potenziamo. Non saprei, vorrei potenziare Squitty, però boh. Coltre esclusiva, perforaguscio. Perforaguscio. Dipende dal capitolo in cui stiamo andando. No, non ci serve particolarmente. Allora andrei per qualcosa di... Vabbè dai, Squitty. Facciamo Squitty anche se... è distrutto, non capisco perché. E per gli altri tesori custodi ci penseremo dopo. Che possiamo prendere attualmente. Perché sì, ci sono, dato che abbiamo tutti i personaggi. E probabilmente ne avrò dimenticato sicuramente qualcuno. Però penso di avervelo già detto. Ma... ah, mi ha pure curato, grazie. Penso di avervelo già detto, ma farò un giro di ricognizione dopo il prossimo del prossimo capitolo. Quindi fra due capitoli, dopo la fine dell'ottavo, o ottavo, settimo, non lo so, e quindi ancora c'è tempo. Troverò un po' di storie custodi, oggetti nascosti, schegge stelle, tesori, tessere, insomma cose così. Non nettamente indispensabili, però. È pur sempre 100%. E ok, oggi dobbiamo andare da... Malapalma, che dovrebbe essere, se non ricordo male, dall'altra parte del negozio. Prendiamo un fungo SOS così. No, non ho spazio. Non ho spazio. E io ti consegno. Ho già troppa roba. Sto qua per mutono, come diamine si chiama, non l'ho letto. Magari sto diventando sempre più miope, probabile. Comunque, qua c'è Malapalma. Cioè, qua c'è Malapalma. E vediamo se ci può aiutare. Oh, Malapalma? Uff, roboletta. Il boss, dopo la scomparsa della signorina, si è ammalato per il dispiacere. Non bastava la scomparsa di mio fratello, ci si è messa anche la malattia del boss. E ultimamente anche quelli di Allumacone ci danno dei grattacapi. Ma voi perché siete qui? Cos'ha? I biglietti del Fast Express? Il treno lussuosissimo? Vi servono i biglietti? Mi spiace, per questo noi non possiamo aiutarvi. Per le cose di lusso dovete parlare col boss. Romoletta, poveraccio, guarda il boss come è ridotto. Se sapessi dove si trova la signorina, le darei una bella strigliata. Ma Romoletta e Giuliano erano sull'isola tropico. Cosa?
Sapete dove è la signorina? Davvero, sputate il rospo, vermi! Se state mentendo, vi sgozzo tutti e due! Sai qual è il problema? Mario non ha il collo. Beh, se sapete dove è, andate subito a prenderla e riportatela qua. Ci andremo noi se non dovessimo assistere il boss. E poi voi non volevate i biglietti del treno? Riportateci la signorina e vedremo cosa si può fare. È dura. È dura. Va bene. Oh, bravissimi. Lo sapevo che sareste venuti incontro a uomini d'onore come noi. Cioè, dov'è il collo di Mario? Mario e Maurizio Costanzo, forse. Pawner ce l'ha, è piccolo però ce l'ha. Però Mario... Boh, misteri della vita. Misteri videoludici. Vabbè. Che poi Mario ha le sembianze umane, possiamo dirlo, no? Tipo i Boo, i Palmenzi non ce l'hanno, però... Mario sì, più o meno. Un idraulico e un italiano. Però non ha il collo, ovviamente. Magari Mario in un universo parallelo è il gemello di Maurizio Costanzo. Ok, smettiamola subito. Smettiamola subito, oppure la gente da casa prende i forconi e brutta storia. Comunque, andiamo da Romoletta e Giuliano, giù qualcosa, Giulio. Vediamo cosa vogliono. Ovviamente taglio, non sto qua a dire idiozie mentre faccio la strada. Hello guys, sapete dove sono i tizi? Tu lo sai, vero? Oh, Capitan Baffo, se cerchi Giuliano e Romoletta, si sono addentrati nella giungla. Stavano cercando qualcosa. Già mi stavo preoccupando, sai. Nella giungla da soli. Andiamo a controllare. Ci sono i nemici rompiscatole. Già. Ah no. Com'è qua? In questa zona non ci sono più nemici? Strano. Oh, ciao Mario, sei venuto per noi, per dirci qualcosa? Doma la palma è malato? Oh no, proprio adesso! Ecco, veramente io ho perso la fete che mi ha regalato Giuliano. Non posso andare da papà se prima non la trovo. Mi deve essere caduta tra qui e il posto con le rocce baffo rosso e baffo blu. Signorina, non sarebbe meglio lasciare stare la sua fede e correre al capezzale del boss? Ma no, Giuliano, quella fede è il nostro pegno. Pegno d'amore, devo trovarla. O non mi ami più? Oh, ma certo che l'amo. Non è vero, se è vero me lo devi ripetere 100 volte. Mi ricorda... mi ricorda Super Paper Mario che c'è... Devi dire al Cro-Magnon ti prego 100 volte. Se mi ami devi farlo, dillo 100 volte. Signorina, io l'amo. Non basta? Certo che no, ne mancano 99. L'amo da pesca, l'amo da caccia. 11, 12, 13, 14, chi me l'ha fatto fare premere A? Chi me l'ha fatto fare leggere, ascoltare nei panni di Mario questi stupidi discorsi? Spanna B, Dani, spanna B. Spamma, non spanna. Spanna montata. Ok, basta. Va bene, signorina? Dai, Giuliano, così mi imbarazzi. E l'hai chiesto tu! Signorina, cerchiamo la fede senza perdere altro tempo. Cosa hanno in testa quei due? Una coppia di castori che gioca a dadi? Gonzales, aiutiamoli noi, se no non escono più fuori. Ok. Certo che quella di spanna montata faceva abbastanza bene come battuta. Come tutte le altre che faccio del resto. Ok, cerchiamo questa dannata fede nuziale. Qua. Nope. Ti prego, non rompere. Basta. Eccola qua. Bene, andiamo subito da loro. Ok. È questa, la mia fede, l'hai trovata! Giuliano, ora possiamo andare da papà. Come desidera, signorina. Andiamo dal boss, presto. Vi precediamo al porto, raggiungeteci lì, fate presto. Ok. Arriviamo.
Mamma mia. Chissà come ha fatto a perderla dall'altra parte della giungla, quando si erano limitati a a stare là davanti alle palme. Boh. Magari l'ha lanciata, non lo so. Lancio Uber Powered di Romoletta. Mario, siamo pronti, partiamo per Fanullopoli. Povero papà, speriamo che resista fino al nostro arrivo. No, guarda, schiatta appena tocchiamo terra a Fanullopoli. Torniamo subito da papà. Certo, cara. Guarda come corrono quelli. Piano! Aspettate un attimo, nemmeno Pawn riesce a tenervi testa. Wait! Wait! Papà, papà, apri gli occhi! Boss! Vediamo. Roboletta! Papà! Boss! Oh, Romoletta, sei tornata, e anche con Giuliano. Sì, papà. Quando ho saputo che ti eri ammalato, mi sono precipitata da te. Romoletta, Giuliano, ho sbagliato. Sono troppo caparbio. Vi confesso una cosa. Quando non ci siete, mi sento troppo solo. Ormai sono anziano. Non voglio più essere di peso. Questo malapalma malavita ormai è troppo vecchio. È giunto il momento di andarmene in pensione. Boss, papà! Ho pensato... No, pensavo che fosse Tizia, Romoletta. Ho pensato di affidare tutto al mio successore Giuliano. Sei d'accordo, Giuliano? Da oggi sarai tu il boss della famiglia Malapalma. Ma... Boss, boss, lei è ancora giovane. E poi io. Giuliano, so che puoi farcela da solo. Da ora, insieme a Romoletta e ai ragazzi, terrai alto il nome della famiglia e... del nostro codice d'onore. Boss! Mario, grazie molte. Veramente? Che volete? Avevamo promesso a Mario che se avesse riportato qui la signorina, gli avremmo dato forse i biglietti per il Falso Express. È una bazzeccola per un uomo potente come me. Se è tutto ciò che desideri, vieni pure. Quanti ne vuoi? Uno, due, un mazzetto. E otteniamo il biglietto del treno, yes. Baciamo le mani. Oh my god. In questa frase, in un gioco, Nintendo mi scannarizza. Vabbè. Torna pure a trovarmi quando vuoi, giovane. Visto che ormai sono in pensione, posso anche uscire di qui, no? Papà! Boss! Il boss ora sei tu, Giuliano, e comportati come tale. Giuliano, non preoccuparti, ci sono io qui accanto a te. Grazie, signorina. E basta chiamarmi signorina, chiamami Romoletta. Cosa? Romolo, Remo? Esattamente, tesoro. Ehi, Giuliano! Boss, conta pure su me! Noi saremo sempre alla tua parte! Mille grazie, Mario! Vieni a trovarci quando vuoi. Sei proprio un grande! Dovresti unirti alla famiglia! Tanto siamo tutti... Ah no, mi sembravano baffuti. Vabbè. Sono vestiti casual. Un tizio vestito di rosso e blu non è casual? Un tizio vestito di idraulico che va così ovunque. Vabbè. Comunque, volevo depositare. Se ce l'ho ancora. Quanto pare non ce l'ho. Comunque, un po' di roba la vorrei togliere di mezzo, tipo la foglia dorata. E volevo depositare il coso, la noce di cocco. Fan Scalation non la userò mai. Così come saute di stelle. Vabbè.
ora finalmente possiamo andare a Foggy Hills. Presto, dobbiamo prendere la sesta gemmastella. Senti, senti. Chi è che parla? Dunque, la sesta gemmastella è Foggy Hills. A volte si rilano proprio cose interessanti. Ah, la racchia. Ehi, ma tu chi sei? Sono una spia perfetta. E ho fatto un bel colpo. Stavo incontrando troppe difficoltà da sola, ma voi mi siete stati proprio d'aiuto. Giungerò a Foggy Hills per la prima e prenderò la gemmastella. Qui si mette male. Dobbiamo arrivare prima di lei. Presto, alla stazione di Fannullopoli. La stazione è qua. Quando pare adesso dovremmo trovarci di fronte a... al trio... come si chiama? Al Trisromb, sì. Piuttosto che Fustghigno. Una mail, vediamo un po' di chi è. Altri sub quest da fare, forse. My God, spero di no. Sei tu, Mario. Chissà se questa email riuscirà a raggiungerti. Sì, tutto, grazie per aver salvato i miei compagni. Vorrei ricambiare il tuo gesto con una preziosa informazione. Nel tempio dell'oro ci sono molti tesori. Ma forse un pro d'avventuriero come te li ha già scovati tutti. Beh, allora ti auguro tanta fortuna nel proseguimento della storia. Buddha del tempio dell'orrore. Ma quando ti ho salvato? Non ma se ho combattuto contro di te, tizio Boo random. Vediamo, siamo a 21 minuti con qualche taglio. Direi che possiamo proseguire. Andiamo subito a Foggy Hills. Biglietto, prego. Si accomodi a bordo. Vi dico subito che questo capitolo è fantastico. Si parte! Ciuf ciuf. Spero che a nessuno piacciano i treni per strada. Che musica strana. Scenario. Ah, ok. Perché sbaglio sempre? Scena, non è scenario. Scena 7. 6. 7. 6. E 6. 3 giorni sul Fast Express. Lo scompartimento di Mario. Pawner. Wow, questo Fast Express è davvero sensazionale. Sarà piacevole passarci i 3 giorni per raggiungere Foggy Hills. Ehi, c'è qualcosa per terra. Chi ce l'ha messa? Non è andata a Foggy Hills. Scendete subito. O peggio per chi rimane sul treno. Ma questo è un attentato. Sarà mica opera di Nerea? Comunque, chi ha lasciato questa lettera minatore deve essere ancora sul treno. Dobbiamo bloccarlo prima che compia gesti inconsulti. Qua c'era un sole custode, ma penso che l'avevate visto tutti. Io l'avevo visto prima della lettera, figuratevi. Fungo secco inutile. Ah, questa musica. Dà proprio l'atmosfera, eh. E anche qua c'è un tizio random che ci vuole... perseguitare. Ho una tizia. Chi lo sa. Questo capitolo è fantastico. Non quanto quello di Rumpel, che mi piace di più per appunto la caratterizzazione dei personaggi. Però boh, non è male. Nemmeno qua. Possiamo parlare col controllore, forse? Non possiamo fare moltissimo adesso, perché anche... perché non c'è moltissimo tempo. Salve. Ciao, amoretto. Sai che non sei niente male? Eh? Come? Io invece sembro una strega. I miei fan dicono di essere stati stregati dalla mia beltà, ma... nessuno mi ha mai detto che somigli a una strega. Sciocchino. Stiamo un po' tutto. Cosmetici, ma non mi dire.
01. Salve. Salve ragazzi, sì, proprio io, Todivo, la famosa stella del cinema. Sto andando a Spooky Hills a girare un film. Scusatemi, ma ho deciso di concedere la tua voce solo alle belle ragazze. Molto interessante. Una foto di Todivo e degli strani indizi. Strano questo Todivo, eh. Chiuso. Questo qua è l'uscita del treno. Vediamo un po' i nostri passeggeri, ci dovremmo convivere 3 giorni contro questi qua. Cioè con questi qua. Contro. Non saprei se qualcuno vuole combattere con il grande Mario. Benvenuti su Fast Express, io sono il capo treno. Spero che la permanenza a bordo sia di vostro gusto. Impiegheremo 3 giorni per raggiungere Spooky Hills. Ma ditemi, vi trovate bene sul treno? È fantastico. A parte il fasto e il lusso, non notate l'impeccabilità del servizio offertovi? Fast Express, di meglio non ce n'è. Senza dubbio, qua c'è una scheggia stella. Ero abbastanza sicuro perché passiamo molto spesso di qua. Facciamo un altro giro veloce veloce, giusto per. Andiamo a far visita all'altra parte del vagone del treno. Che questi dovrebbero essere i vari vagoni. Noi abbiamo la stanza 5. Salve. Salve. Siete nella dining car, eh? Nel vagone ristorante. Ci sono passeggeri che prendono appositamente questo treno per noi. Deve farci la voce tipo cantante. Oggi abbiamo un famoso VIP a bordo, Todivo, la stella del cinema. Oh, fra poco sarà qui, sarà meglio che vi prepari. Questo è lo chef. Salve, io sono il cuoco, colui che vi farà ingrassare a suon di lardo imporchettato. Allentatevi la cinta e spalancate la bocca. Il piatto del giorno sarà una mia originale ricetta. Venite a gustarla. Qua c'è il negozio che è aperto. Mi direte, ma non è sempre aperto? No, non lo sarà sempre. E no, non dobbiamo stare qua davvero 72 ore ad aspettare. Vediamo un po', vagone 6. Non torna a casa da molto. Ogni tanto però una visita alla famiglia non fa male. Questo qua è il detective. Ogni personaggio avrà una sua caratterizzazione durante la storia dei 3 giorni. Vado a Spooky Hills per lavoro. Paga tutta l'azienda, perciò ho preso questo treno. Che fortuna c'è sfacciata, eh? E qua c'è? Non c'è niente. Ci credo. Forse manco le valigie si è portato. Questa è la famigliola ricca. Ciao, io sono Bombottino. Con me e mio papà andiamo a comprare il mio regalo di compleanno. Sei invidioso, vero? Ehi, tu sei il campione, tu sei Great Cortez. Anche tu a Spooky Hills, questo sì che è un posto per vincenti. Stiamo andando a Spooky Hills per comprare il regalo di compleanno a Bombottino. Bombottino è il gioiello di casa, vale più di tutti i lingotti d'oro che hai in cassaforte mio marito. Sì, siamo ricchi sfondati, ma mi lasci ridere con modestia. Scheggia stella. Fa sempre bene controllare, eh? E qua finisce. Questo è il controllore. Noi siamo allo scompartimento 5. Come dice una lettera minatoria. Ho capito, se dovessi vedere qualcosa di strano le farò sapere. Bene. In pratica questo capitolo sarà un conseguire di eventi che si attivano in base a con chi parliamo. Ad esempio, abbiamo parlato con loro e adesso si è attivato questo evento. Che, di cui scopriremo tutto quello che succede soltanto nella prossima parte. Perché sì, vi lascio, perché sono un malvagio. Di altri malvagi non ce ne sono, perché sono molto cattivo. E non saprete mai cosa stanno balbettando là. No, a dire il vero lo saprete. Ma non adesso, ecco. Non lo saprete adesso, lo saprete nella prossima parte di Paper Mario e il Portale Millenario. Bye bye.